Tu che facevi? Tu che facevi? Tu no, cos'è? Tra quelle, Turco! Turco! Siamo sempre di più che ogni giorno aspettiamo lui, il mitico Paolo Banalis! Buon pomeriggio a tutti, 27esima puntata martedì 12 febbraio di Urca! E come ogni puntata sono qui con noi Leo Valli! Incredibili concorrenti, Folco, Piero il nostro campione e Andrea. Bene. Oh, ciao Folco. Ciao, allora io sono Folco, ho 18 anni, faccio la quinta liceo scientifico, vengo da Magenta come simbolo di Sedignano che è il mio paese. Oh, grazie. Grazie. Ho portato il camioncino degli autospurghi, che è praticamente il camioncino che svuota le fogne a Sedriano. Ah, Sedriano, simbolo di Sedriano, portato il camioncino degli autospurghi. Vabbè, grazie Folco. Sì. Piero, il nostro inquietante campione! Sei stupendo con quegli occhiali. Grazie. Allora Piero, vuoi ricordare te da dove vieni? Sedriano, Sedriano. Sempre come lui ovviamente. Allora, perché voi... Sì. Che dillo. Sì, siamo dello stesso paese. Ma soprattutto... suoniamo insieme in uno stesso gruppo. In uno stesso gruppo. Ne parliamo allora con Andrea, l'altro sfidante. Ciao Andrea. Allora, mi chiamo Andrea. Vengo anch'io da Sedriano. Vengo anch'io da Sedriano, anch'io 18 anni, sono in classe con loro, suono con loro e come simbolo ho portato, diciamo, visto che Sedriano non c'è granché, questo... telone che è, diciamo, una parte della nostra scenografia e rappresenta The Mesmerizers, la mascotte The Mesmerizers. Bene, possiamo rialzare questo inquietante orpello scenografico. The Mesmerizers, quindi, è il vostro gruppo heavy metal. E allora cominciamo a giocare con questa triplice schierata armata qui di heavy metal. Nella prima mancia, 9 canali a disposizione, 200.000 lire per ogni risposta esatta. Oggi cosa devo ritirare? Niente, spero. Okay. La miseria. Oh, senta, se non si deve fare qualcosa la fai. Sì, ok. Vuole andare, per favore, e lei non può stare qui. Io glielo dico con tutta franchezza, le parlo con franchezza e con tranquillità. Non tocchi i pulsanti che succedono cose strane qui. Oh, allora, le volevo dire, lei non può stare qui, lei non deve consegnarmi, si calmi, lei non può, lei non può consegnare niente. Che non mi cambi la scenografia in continuazione, stia fermo, per favore. Oh, volevo dire, lei deve, vuole andare via, per favore, non può stare qui. Questo è uno studio televisivo, qui si lavora. Capito? Grazie. Oh, allora vi dicevo, in questa prima mano, 200.000 lire, Giuseppe Naiolli, Giuseppe Naiella, comincia il nostro campione Piero, a te la scelta del primo canale. Canale 1, parliamo di cinema e per il cinema abbiamo un filmato. Anche se in questo film era ancora una semplice comparsa, uno dei due teppisti era destinato a fare molta strada menando le mani. L'avete riconosciuto? Andrea! Silvester Stallone! Sì, Silvester Stallone! Silvester Stallone, bene! Bravo Andrea! E due... Cosa c'è che si ha?
Volevo dire una cosa, scusa un attimo, volevo fare una domanda alla band. Se per caso quando fate i provini, cercate cantanti, mi chiamate. Poi volevo sapere, Folco, quanti anni ha? 18. Ah. Siamo proprio come il medioevo col 2000 qui, Bene, allora, Andrea 200.000 lire, Piero e Folco ancora zero, prego Andrea. Canale 7. Canale 7, canale 7. Cioè, poteva scegliere gli alli e Castoraiello. Ma non lo sa, perché ti fa tanto ridere questa cosa? Che schifo, dai! Ma dai, veramente, Leo! Oh, cosa ridi? Ma cosa c'hai nella testa? Cosa c'hai nella testa? Cosa... Allora, c'è la Iella, e quindi torna a zero Andrea, però ha sempre mano il telecomando e sceglie il prossimo canale. Allora, canale 6. Canale 6. Ah, sì. Partita curiosa quella di quest'oggi, bene, bene. Sì.